Belen Rodriguez. La distanza con Antonino Spinalbese che preoccupa i fan. La showgirl e il compagno non compaiono più insieme da settimane e la cosa ha insospettito alcuni fan. Preoccupati che tra i due possa esserci una crisi. Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non si vedono insieme da un po', perlomeno sui social. A notare la distanza, seppur virtuale tra i due, sono stati alcuni fan che si sono chiesti come mai da ormai qualche settimana la showgirl è il compagno non si mostrino più l'uno accanto all'altra su Instagram. L'ultimo post di Belen e Antonino su Instagram. Andando a ritroso tra gli scatti e i video che ritraggono Belen su Instagram è facile notare l'assenza di Antonino. Per rintracciare il loro ultimo post insieme sul profilo della showgirl bisogna arrivare al 20 settembre, giorno del suo compleanno. Stessa cosa per quanto riguarda l'account di Antonino, il cui ultimo post con la compagna risale alla stessa occasione. Perché Belen e Antonino non compaiono più insieme? Potrebbe trattarsi anche solo di una coincidenza. Ma sono in molti a credere che non sia così. Difficile pensare possa trattarsi di una crisi, che apparirebbe come troppo improvvisa. Anche se quando si è trattato della fine dell'amore con Stefano Di Martino non c'erano state molte avvisaglie. Anzi. Più probabile si tratti di una precisa strategia social. Dopo mesi in cui i profili di Belen e Antonino si sono concentrati sull'aspetto più personale e intimo della loro vita. Dalla gravidanza alla nascita di Luna Marie, i due potrebbero aver deciso di comune accordo di puntare ognuno su di sé. Per ritrovare la propria indipendenza e identità social e pubblica singolarmente. Belen. Le parole d'amore per Antonino. D'altronde solo qualche settimana fa Belen era ospite a Verissimo proprio per parlare dell'emozione di essere diventata di nuovo mamma e del rapporto con Antonino. Io sono felicissima. I neonati sono una roba così fragile. Stai lì tutto il tempo a guardarli. Non vedo l'ora che inizi a interagire un po' di più. Ovviamente sono totalmente innamorata. Il parto è andato benissimo. Desidero che ogni donna riesca a fare l'epidurale. Perché io non ho urlato neanche. C'è stato soltanto un sospiro.
La gravidanza invece è stata tosta. Ho avuto molte nausee. Ero parecchio giù. Antonino è svenuto durante il parto. Lui è un padre meraviglioso. Si sveglia più lui di notte rispetto a quanto lo faccia io. Sull'argomento, poi, aveva chiuso con un pensiero inequivocabile. Voglio che sia lui per sempre.